che cosa è la democrazia. E per non perdere troppo tempo, dobbiamo dire questo, che democrazia, come la intendiamo noi, è prima di tutto di gran lunga lontano dal concetto classico e dallo stesso significato etimologico della parola. Noi non pensiamo a democrazia come al potere del popolo. Noi pensiamo a democrazia come a un sistema politico e sociale. Non basta che esista uno Stato democratico, ci deve essere una società democratica. Un sistema politico e sociale che ci immaginiamo prodotto dal confluire di diverse e anche disparate tradizioni di pensiero e tradizioni politiche moderne. In ogni caso, senza stare a ripetere la storia del pensiero politico e la storia politica moderna, in ogni caso in questa complessità attuale della democrazia ci sono da distinguere i due contesti dentro i quali la democrazia di oggi è nata e il suo cuore teorico e pratico. I due contesti sono lo Stato e il capitalismo. La democrazia moderna esiste perché esistono due forze, la forza della statualità e la forza del capitale. E la democrazia moderna si è tutta svolta all'interno di queste forze, per democratizzare lo Stato e per democratizzare il capitale, con una eccezione che ormai possiamo riconoscere tale, cioè il marxismo, al quale però non ci possiamo richiamare in questa sede direttamente, ma nel marxismo la democrazia era per l'appunto il precipitato dello Stato e del capitale, e proprio per questo la democrazia andava rovesciata, perché era la forma politica dell'alienazione economica. Ma noi non siamo figli di questa tradizione, perché questa tradizione presa sul serio vuol dire andare al di là dello Stato, andare al di là del capitale, andare al di là della democrazia, per qualche cosa che infatti non si definiva democrazia, si definiva comunismo. Noi siamo dentro alla democratizzazione di due orizzonti, l'orizzonte dello Stato e l'orizzonte del capitale. Perché, in nome di che cosa si è potuta operare la democratizzazione, si è potuto tentare di operare la democratizzazione di questi due orizzonti? In nome del fatto che questi due orizzonti hanno mosso, hanno mobilitato quantità di persone, masse, strappandole sostanzialmente dalla terra e portandole dentro le dinamiche della società moderna, il capitale, e attraverso lotte, anche attraverso le dinamiche, anche dentro le dinamiche politiche, la cittadinanza e il diritto di voto. Noi siamo figli di questo, cioè Stato, capitale, che nelle loro dinamiche hanno, per forza, per esistere, non per beneficenza, per esistere, hanno dovuto coinvolgere, includere le masse degli uomini e delle donne, e queste masse degli uomini e delle donne, una volta che sono state incluse, hanno chiesto, preteso e in certe parti del pianeta ottenuto accesso alla cittadinanza politica e in parte alla cittadinanza economica. Il tutto non in nome del popolo. Non in nome, la democrazia è democratizzazione dello Stato, democratizzazione del capitale, ma non in nome del popolo, se non nella retorica politica. In realtà i valori ultimi e fondativi di questa accezione moderna di democrazia sono il cosiddetto principio personalistico. Non dovete pensare che io sia un cattolico e dunque sia un personalista nel senso filosofico del termine. Il principio personalistico è il principio sulla base del quale è impiantata la Costituzione, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini, un'uguaglianza non soltanto, cioè non materiale, che è ridicolo, assurdo e forse non desiderabile, ma la pari dignità sociale, dice la Costituzione. Ecco, cioè, dove vedete che l'unità di misura è l'obiettivo rispetto al quale
si orienta l'intero ordinamento della nostra Costituzione, non è il generico popolo, ma è molto più specificamente tutti i cittadini, ogni cittadino e tutti i cittadini, cittadine, in quanto tutti dotati di una uguale dignità sociale. Per cui la democratizzazione dello Stato, la democratizzazione del capitale hanno l'obiettivo di costruire una forma politica e una forma sociale dentro le quali, forma politica e forma sociale, ci sia spazio per chiedere, esigere e ottenere una situazione di pari dignità sociale dei cittadini. Qui, come vedete, il popolo non c'entra più. Il popolo era un modo sintetico per definire i poveri nel mondo greco. La democrazia era il governo dei poveri contro il governo dei ricchi. Il popolo è un nome sintetico che si adopera in età moderna per operare queste che vi ho definito democratizzazioni dello Stato e del capitale. Queste democratizzazioni, dette così, sono una cosa leggera. In concreto sono delle rivoluzioni. E allora le rivoluzioni non le si può andare a fare dicendo noi siamo qui a operare la democratizzazione dello Stato. Vai e dici il popolo taglia la testa al re. Il popolo taglia la testa al re. Però lui, il risultato è quello, cioè non si può lavorare politicamente con il concetto di popolo se non con in quel breve, tumultuoso e periodo ricco, enormemente ricco di energia politica, che è la rivoluzione, cioè l'atto che rade al suolo un ordinamento per costruirne uno per l'appunto più democratico, ovvero sia uno in cui, può anche essere semplicemente più liberale, in ogni caso uno, un ordinamento in cui ci sia più spazio politico per più persone. Questo significa che al popolo è stato sostituito l'individuo uguale a tutti gli altri, che è già molto. Però significa anche, questa è un'altra cosa molto importante, che il vero rischio che c'è in questo modo di ragionare, che è il nostro, di noi moderni, di noi cittadini della Repubblica Democratica Italiana, è che si perda completamente la dimensione dinamica. Questa politica è una politica che ha come obiettivo quello di farci essere tutti uguali, almeno in dignità. Uno dei modi fondamentali perché ciò avvenga è l'impianto giuridico, per cui ci deve essere un sistema di codici, un sistema di ordinamenti giuridici che fondano e garantiscono questa uguaglianza, e poi c'è l'impianto dello Stato sociale. Allora, il rischio è che tutto ciò provochi, come dire, lo spegnimento della politica. Se la politica consiste nell'arrivare a una situazione di uguaglianza garantita dal diritto, da una parte, uguaglianza garantita dal Stato sociale, dall'altra, può darsi che sia molto noiosa. Può darsi che sia molto più inerte che non energetica. E può darsi che, se noi ci poniamo come obiettivo della politica soltanto questa accezione del termine democrazia, poi, quando tutto ciò viene meno per alcune circostanze che sono quelle nelle quali stiamo vivendo ora, non sappiamo più che cosa fare. Cioè, non c'è niente da fare. Dentro le dinamiche della politica moderna c'è una proiezione allo spegnimento della politica. È così, cioè c'è una proiezione a perdere l'elemento che invece è strutturale della politica, non moderna, della politica in generale, cioè l'elemento della parzialità. È un elemento che era chiarissimo al mondo antico. Quando
un Aristotele dice la democrazia è il governo dei poveri, ah, perfettamente, lo dice Aristotele, lo diceva Platone, lo diceva l'anonimo ateniese nel V secolo a.C., sapeva benissimo che l'anima della politica, l'essenza della politica sta nel conflitto. Poveri contro. La democrazia moderna, invece, funziona, come vi abbiamo appena detto, attraverso la inclusione progressiva, sia chiaro, non automatica, con lotte terribili, ma insomma, l'inclusione progressiva di tutti dentro una sfera unitaria che è la cittadinanza e che è lo Stato sociale. Tendenzialmente si perde l'elemento del conflitto, che vuol dire l'elemento del partito, l'elemento della parzialità. Tant'è vero, se voi guardate, la Costituzione della Repubblica Italiana, che è indiscutibilmente democratica, senza se e senza ma, dà ai partiti uno spazio piccolissimo, sotto il profilo formale. Cioè, gli articoli, la serie di articoli che si succedono della Costituzione, il partito è nominato una volta, concorrono con metodo democratico alla formazione della volontà politica nazionale. Grazie. Da esserci a non esserci è la stessa cosa, quella menzione del partito. L'ironia, invece, l'ironia è anche il segreto del buon funzionamento della Prima Repubblica, sta nel fatto che la Prima Repubblica, quella che ha inventato la Costituzione, che ha inventato la democratizzazione del capitale, la democratizzazione dello Stato, ha funzionato solo ed esclusivamente perché era fondata sui partiti. Perché era fondata sulla parte, sulle parti. Oh. Perché è stato un fortunato incrocio fra le tendenze, come dire, universalistiche della democrazia moderna e dunque le tendenze della democrazia moderna a spegnere i conflitti, una volta che i conflitti hanno ottenuto il loro obiettivo, cioè far arrivare tutti all'uguaglianza, questa tendenza da una parte e dall'altra, l'equilibrio era fra questa tendenza da una parte e dall'altra il fatto che tutto quello che si fa in politica ha bisogno di energia. E la nostra Costituzione, per fortuna, è nata, per fortuna non lo so perché poi è stata un'energia particolarmente sgradevole, ma insomma è nata da, come dire, un'esplosione di energia che è stata la guerra civile, la resistenza. Vogliamo dire, è nata attraverso una grande decisione costituente del popolo italiano, che ha escluso ipotesi, che ha escluso forze, ha escluso persone. E questo popolo che escludeva e decideva ed escludeva erano sostanzialmente i partiti. Partiti, detto come l'ha detto, del CNR, che erano i padroni della Repubblica perché l'avevano inventata loro, perché erano loro che avevano dato l'energia politica a questa Repubblica per nascere, perché la Repubblica non è nata dal gesto generoso di un sovrano che ha detto va bene, oggi c'è la Repubblica. La Repubblica se la sono fatta i cittadini, dal basso, attraverso, esercitando il cuore della politicità, che è la parzialità. Certo, è una parzialità molto estesa, l'arco costituzionale prendeva, che so io, il 90% delle forze parlamentari, però insomma la nostra Costituzione è una Costituzione da una parte neutralizzante, uguale dignità, tutto quello che volete, dall'altra profondamente segnata dall'elemento della parzialità, cioè dall'elemento della conflittualità, grazie. All'elemento della conflittualità. Tant'è vero che gli elementi di conflittualità presenti sono chiarissimi nei principi fondamentali, che sono principi che orientano la Costituzione, non la rendono un modello di Costituzione neutra che va bene per fare tutte le cose, ma al contrario le danno una direzione, è la direzione antifascista. Sono presenti in modo esplicito nella parte delle disposizioni transitorie finali, dove si escludono esplicitamente le due soluzioni che
con tempistica differente sono le soluzioni che sono state escluse, l'una con le armi, l'altra con il referendum, cioè il fascismo e la monarchia. Per cui la nostra Costituzione è un miracolo di equilibrio fra la tendenza moderna alla inclusione attraverso processi di neutralizzazione e invece la persistente parzialità della politica. E questo ha fatto sì che, e questo è stato reso possibile, questo miracolo di equilibrio ha funzionato solo perché a comandare nella prima repubblica c'erano i partiti, che erano, come voi sapete, molto diversi fra di loro e distanti, ma la loro distanza, poi vista con gli occhi di oggi lo capiamo, era ben poca cosa rispetto alla loro vicinanza. No, scelta di civiltà, l'Occidente e il mondo socialista. No. La cosa che importa non era che avessero dei referenti internazionali, questo importa a un secondo livello, ma a livello sostanziale quello che importa va, era che avevano fatto insieme la resistenza, avevano fatto insieme la Costituzione. E lo sapevano e costituivano, loro sì, costituivano lo snodo politico fondamentale fra il popolo italiano e le istituzioni. E certo, questo produceva dei problemi. Le istituzioni, infatti, senza i partiti hanno smesso di funzionare. E ciò davanti a cui siamo è descrivibile, in effetti, così. Tutti i critici conservatori si sono inventati il termine partitocrazia, no? O scena partitocrazia. Benissimo, una volta che sono scomparsi i partiti, le istituzioni non hanno più funzionato. E allora si è detto, non hanno più funzionato perché sono state messe, no, come si dice, in serie. La Costituzione le mette in serie. Popolo, potere legislativo, potere esecutivo. Per cui è chiaro che questa serie funziona solo se c'è, se è tenuta insieme dal partito. Una volta che nemmeno il partito, bisogna disassare, bisogna tenere il popolo fuori, lasciamo perdere, comunque disassare l'esecutivo dal legislativo, da cui tutti i nostri tentativi di di passare dalla Repubblica parlamentare a una Repubblica di costituzionalismo puro, cosa che tentativi che non sono mai andati a buon fine, ma una parte radicale dei critici della prima repubblica che sono rimasti dentro la seconda è tutto sbagliato, bisogna fare come negli Stati Uniti, sostanzialmente l'esecutivo va da una parte con una sua legittimazione e il legislativo va da un'altra con una sua legittimazione. Oppure c'è stato il tentativo, siccome non ci sono più i partiti, la serie non sta più insieme, a popolo, legislativo, esecutivo non stanno più insieme, facciamo semplicemente questo, facciamo saltare il legislativo e facciamo che il popolo si elegge sostanzialmente l'esecutivo, che è dentro questo che noi stiamo vivendo oggi, no? Cioè la trasformazione del legislativo in qualche cosa che non serve a niente, perché quello che conta è l'esecutivo, o meglio il vertice dell'esecutivo e il suo rapporto col popolo. Naturalmente questo, in assenza dei partiti, ha un nome specifico che è populismo o demagogia, come volete. Noi siamo dentro questo. Siccome ci siamo dimenticati che la democrazia è neutralizzazione ma anche conflitto, e non abbiamo più lo strumento che teneva in equilibrio la neutralizzazione, cioè lo Stato sociale, e il conflitto, cioè che consentiva il fatto che dentro l'impianto costituzionale ci stessero dei conflitti, e voi lo sapete, ne avete fatti senza essere eversori, perché l'impianto costituzionale non sta in piedi da solo, perché si sta in piedi perché c'erano i partiti che lo tenevano in piedi. Adesso siamo qui che vediamo che il capitalismo ha smesso di lasciarsi democratizzare, non ne vuole più sentire parlare di lasciarsi democratizzare, non se lo può più permettere. Tutta la faccenda del toyotismo è nata perché col fordismo perdevano a un certo punto. Non si può più permettere nulla al capitale, riesce soltanto a moltiplicare se stesso al prezzo di distruggere tutto quello che intorno adesso è nato in età moderna, cosa di cui al capitale nulla importa.
Capitale non è né di destra né di sinistra, non è né bianco né nero, è come un virus che nel proprio DNA ha un imprinting, ha un codice di replicazione. Può fare solo una cosa, incrementare se stesso a ogni prezzo, a ogni costo, distruggendo parti di se stesso per rifarne altre, dislocandosi, spostandosi. Cioè è una bestia fuori controllo. Lo è sempre stato. Il controllo dall'interno, le teorie del mercato che si autoregolano, sono delle barzellette, alle quali non credono per primi i capitalisti seri, i quali dicono: no, io se posso mangio tutto e mangio tutti, perché se no quell'altro mi mangia. Ma l'avete mai visto un cinese come è fatto? Cioè, sono fasi di equilibrio rarissime quelle in cui al capitale conviene o il capitale è costretto a lasciarsi imbrigliare dentro un ordine che non è il suo, che è, poniamo, l'ordine dello Stato. Peggio ancora quando l'ordine dello Stato è pure l'ordine di uno Stato democratico. Cioè, lo scontro fra il capitale e lo Stato non è uno scontro democratico in sé, era una cosa che aveva a che fare col fascismo. Il fascismo è lo scontro del capitale contro lo Stato, è la pretesa dello Stato di comandare sul capitale. La democrazia non c'entra niente. L'idea che il capitale sia una bestia, una potenza priva di controllo, è un'idea vecchia. Poi la si può controllare ovviamente con la politica. La politica può essere politica autoritaria, totalitaria, e allora hai il capitale che si piega agli interessi dello Stato. Voi direte: non è vero. Insomma. Ci sono delle fasi in cui al capitale fa comodo che ci sia uno Stato forte, ci sono delle fasi in cui avrebbe preferito un altro tipo di Stato e si è dovuto tenere quello per un po'. Poi certamente a quel punto si possono scoprire liberali e chiedere lo Stato, non l'autorità. Insomma, l'idea che lo Stato va contro il capitale non è un'idea democratica. L'idea democratica è che lo Stato democratico prova a frenare il capitale. E allora ci vuole una base di democrazia che democraticizzi tanto lo Stato quanto il capitale. E abbiamo già detto, questa base erano sostanzialmente i partiti. Senza questi, noi abbiamo un capitale che non si vuole lasciare democratizzare, dice che la democrazia costa troppo, sostanzialmente. È un onere. La democrazia è un onere. Cioè, i cinesi non ce l'hanno e vanno benissimo. Noi non possiamo competere con i cinesi avendo anche sta storia della democrazia.